Ciao amici del bosco, oggi sono in Toscana, in un territorio bellissimo, guardate dietro le mie spalle che bel panorama. Questo suolo ha bisogno di rigenerazione, ma oggi vi porto in Africa con Emil che sta seguendo un progetto di rigenerazione addirittura del deserto. Nel nord del Senegal c'è un orto che sta nascendo dal nulla in mezzo alla sabbia. Un giorno sono Abdoulaye, siamo in Senegal. Il clima, essendo molto estremo, reagisce fortemente a qualsiasi anostrazione. Quindi se andiamo a danneggiarlo, si degrada molto velocemente, molto più veloce che qui in Italia o in Europa in generale. Però se andiamo a rigenerarlo, risponde anche molto molto più veloce. Comme ça, comme vous le voyez, du sud-ouest, vous avez remarqué la fumée ici. Donc, ça prouve quelque chose. Ça prouve que vraiment que le compost qui a été fait ici est vraiment extraordinaire. Anche con un suolo completamente desertico, completamente sabbioso, senza materia organica, con un buon lavoro in pochi anni si può rigenerare la terra e far rinascere una foresta. In marzo 2020 è nato nel nord del Senegal il progetto Fruiting the Deserts, quindi crescere frutta nel deserto in inglese, che parte dall'iniziativa mia insieme a un contadino della zona che ha un suo appezzamento di terra di all'incirca mezzo ettaro. Il contadino aveva delle piante da frutto, limoni e manghi, che avevano già 5-6 anni, che producevano poco niente. E con l'aiuto di una pacciamatura fatta per bene e di un biofertilizzante per inoculare i microrganismi sulle piante, insomma, si sono coperte di fiori che non si vedevano più le foglie, no? E poi anche gli alberi da frutto che abbiamo trapiantato a luglio, durante la stagione delle piogge, luglio 2020, in un anno sono cresciuti quasi 1 metro in altezza, che è una cosa, insomma, molto straordinaria per la popolazione locale. Tutto questo si può fare utilizzando materie semplici, locali, recuperando gli scarti, come per esempio la paglia di riso per la pacciamatura o gli escrementi preziosissimi degli animali per dare fertilità alla terra. Allora, visto che lì il suolo è tutto sabbia, abbiamo bisogno di creare tutto il ciclo di rigenerazione naturale che permette alle piante di nutrirsi dal suolo, quindi rimettere dei microrganismi e poi soprattutto rimettere della materia organica. Noi abbiamo scelto di usare delle piante fertilizzanti, principalmente degli alberi, quindi tutta la famiglia degli acacia, i prosopis e molti altri, che sono alberi che crescono anche in grandi casi di siccità, non hanno mai bisogno di acqua, anche lì in Senegal, dopo un anno non sono mai stati annaffiati e comunque crescono velocemente. Le loro foglie sono ricche di azoto, sono alberi che hanno la capacità di assorbire l'azoto dall'aria e renderlo disponibile all'interno del suolo. Una volta che questi alberi avranno 2-3 anni, che saranno abbastanza grandi, andremo a tagliare i rami e usare questi rami come pacciamatura nelle nostre coltivazioni. Questo è il primo elemento, l'elemento perenne che ci accompagnerà per sempre all'interno della rigenerazione del suolo. Abbiamo anche cominciato a fare un compost con l'aiuto delle galline, quindi un mucchio di almeno 1 metro cubo, composto di un terzo di erba spontanea, un terzo di paglia, di riso nel nostro caso, perché lì hanno coltivazioni di riso, e un terzo di letame, e abbiamo questa fortuna di avere letame di vacca, capre, pecore e camelli. In realtà fino a qualche decennio fa in quel territorio c'era una foresta, quindi è stato l'uomo a portare il deserto con il suo intervento. E adesso quanto tempo serve per far ricrescere quella foresta? Fra 10 anni questo terreno andrà da sé, noi non avremo più bisogno di curarlo, probabilmente ci sarà un piccolo orto perché questo contadino ha la sua casa, però sarà una foresta, insomma, non so se possiamo dire proprio perenna, però autosufficiente, che si gestirà da sé, una foresta di alberi da frutto e alberi da legna, alberi piante medicinali, ma penso che, insomma, questo fra 5 anni.
il fatto di non avere la scelta fra varie soluzioni, il fatto di non avere la possibilità di fare compromessi, ci obbliga a fare le scelte giuste, ci limita nel quello che possiamo fare e quindi diventa molto facile prendere una decisione, scegliere cosa uno può fare. E l'idea era poter dimostrare che fosse possibile comunque crescere senza l'aiuto di prodotti chimici di qualsiasi tipo, far crescere comunque cibo sano in abbondanza. Emil sta facendo tutto questo per passione, per amore verso la terra e verso le persone, per dare un esempio, anche per dimostrare quanto sia possibile in realtà restituire fertilità e quindi ricchezza ad un territorio. Lo possiamo aiutare, sta facendo tutto da solo e quindi possiamo dargli veramente un sostegno. Quindi aiutateci a condividere questa storia. Emil è anche a vostra disposizione. Se avete un deserto da rigenerare, lui vi dà tutti i consigli necessari. Condividete questa storia, fate conoscere la storia di Emil e di Abdoulaye, che è il contadino che in Senegal sta portando avanti questa avventura incredibile. Vi lasciamo il link per sostenere il progetto e fate girare soprattutto questa informazione. È importante che in tanti la conoscano. Ciao! Ciao Emil, ciao Francisca e alla prossima!